Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui insieme per portare l'episodio filler di Dragon Ball ST, nonché la saga di Broly. Anche se devo dire non ha molto senso chiamarlo ST perché effettivamente non è Super GT ma Super Z. Detto questo, saluto le persone che ieri hanno azzeccato la fusione. Difatti, la fusione era molto difficile da azzeccare ieri. Tutti hanno mirato su Zamasu per aver visto i capelli bianchi, su Goku Ultra Istinto, Ardos, che c'entra Ardos, ragazzi? Perché mi avete scritto in tantissimi Zamasu? Ragazzi, ok la gonna sotto, però ci può stare come estetica. Io vi ricordo che Black normale ha avuto anche gli abiti di Zamasu. I capelli bianchi potrebbero essere per l'Ultra Istinto, visto che c'ha l'aura da Ultra Istinto, non per forza di Zamasu, Zaiko, Ardos. Però, insomma, era per chiarire questa cosa. Quindi, regà, per chiunque abbia commentato, diciamo così, dopo le 8:30, perché mi sono messo a registrare, non perdonatemi anche se azzeccate, non finirete nel video. Ma comunque vi dico da chi è composta. È composta da Black Goku, base, quindi quelli che hanno scritto Rosé, mi dispiace, ma non l'ho contati, Broly e Veget. E chi l'ha azzeccati sono Sami X, e lo saluto, Raffaele Gucci e Schere Ratorix, ha azzeccato anche lui, Yukiro Sama, ha azzeccato, ha detto giusto anche Filippo Vannini, bravo, Filippo 02, due Filippi hanno azzeccato, sarà il nome, comunque, che ha detto la tripla fusione è composta da Black Goku, Broly, Karoly, Veget, ma gliel'ho contato perché comunque Karoly, anche se fosse, erano comunque Black Goku e Broly insieme, altrimenti non l'avrei contato se avesse scritto, non so, Broly o Zamasu, non l'avrei fatto così perché era come avere una possibilità in più. Sega Zuz è una fusione tra Black, Broly e Veget, bravo. Antonio Piromalli, penso Broly, Black e Vegito, bravissimo. Poi con quello scudetto sei ancora più bello. E infine saluto Sam MG, che in realtà non ha azzeccato, però ha fatto un commento, un'osservazione che volevo che qualcuno facesse da tempo. Però ti dico una cosa, siccome c'è uno spoiler di un prossimo video, me so dovuto fare affari miei, mo parlo solo a Sam o chi ha letto, non scrivete qua sotto, insomma, quello che avevo scritto io. Diciamo c'è uno spoiler nei miei video successivi e gliel'ho dovuto dire perché sennò sembravo il solito acidone di merda. Però no, tranquilli, non c'entra assolutamente niente. L'ho tolto per quello, infatti avevo prima messo il video in privato, poi ho detto no, perché mi dispiace, comunque, cioè, quei due ragazzi che hanno fatto la mod poi me l'hanno passata, mi hanno chiesto lo showcase e mi sembrava brutto mettere il video in privato, quindi scusami se tolgo il commento, ma comunque te saluto. Ebbene ragazzi, detto questo io direi di passare all'episodio, perché infatti sulla Terra abbiamo Goku e Vegeta che si stanno allenando, precisamente dopo il torneo del potere, ma in un momento di tranquillità li contatta Beerus insieme a Whis, spiegando che un oggetto non identificato mai né da loro due né dai Kaioshin sta arrivando sulla Terra. E a bordo di questo oggetto ci sono svariati Saiyan, cosa che nessuno si aspettava, infatti Vegeta fa una faccia abbastanza sbalordita visto che la maggior parte del suo popolo era sparito con l'attacco di Freezer al suo pianeta Vegeta. Neanche il tempo di finire la chiamata che questa navicella atterra. Inizialmente Goku e Vegeta, sapete, Freezer e Cooler sono tornati in vita dopo il torneo del potere perché hanno vinto, hanno fatto la loro parte e quindi sono stati ringraziati. Quindi pensano che ovviamente sia quella la navicella, magari con un cambio di colore perché è molto simile. Invece la prima persona a scendere dall'astronave è proprio un Saiyan, con un'armatura tipica. Si presenta dicendo che è Paragas, un Saiyan che ha chiesto l'eterna giovinezza, o meglio lo splendore della sua forma, al Drago Sherron. Non del pianeta Terra, però. Questo sciocca un po' tutti perché dicono, cavolo, c'è anche un altro drago e noi non sapevamo nulla. Allo stesso tempo scende però dall'astronave anche un altro Saiyan, Broly, presentato da Paragas, che dice esclusivamente che il ragazzo ha un problema particolare contro uno dei presenti, spiegando che secondo lui però può guarire se i due si parlano o creano in qualche modo una discussione particolare, visto che comunque Broly questa persona non l'ha mai vista. Indoviniamo un po' chi è? Ovvio. È Goku.
Difatti, arrivato di fronte a Carrot, Broly inizia un po' a tentennare, come se stesse per perdere il controllo, ma Paragas, grazie a un particolare attrezzo che tiene in mano, riesce comunque a calmarlo. E mentre Goku, che continua comunque a parlargli, a cercare dialogo, provando a capire cosa gli ha fatto, magari anche involontariamente, visto che non lo ha mai visto, Vegeta si innervosisce, dicendo che effettivamente un Saiyan come lui è impossibile che sia nato, visto che è così timido, fifone all'apparenza. Sapete, Vegeta è sempre un pochino provocatorio riguardo ai nemici. Girandosi verso il principe, Broly dice le sue prime parole, ovvero sta zitto. Vegeta ovviamente si innervosisce perché dice, cavolo, com'è possibile che questo arriva qua e la prima cosa che fa parla con Goku e mi snobba. Quindi tra quest'ultimi inizia una discussione veramente molto accesa e Paragas con il bracciale calma Broly. In quel momento, sul posto, arriva anche Junior, accompagnato da Gohan. Quest'ultimo infatti va a spiegare che Whis, visto che non è riuscito a ricontattare Goku e Vegeta, ha contattato Bulma e gli ha spiegato di fare attenzione a Broly perché addirittura sentono nel ragazzo una potenza tale da superare Lord Beerus e che uno così, soprattutto pericolante per il suo problema psicologico, deve essere solo ed esclusivamente abbattuto. Paragas ascolta tutto, ma lui in realtà vuole solo bene a suo figlio, vuole semplicemente che guarisca, perché per lui, cioè Paragas, si è fissato che questa è una malattia, non un problema psicologico che ormai ha marchiato Broly a vita. Ed è per questo motivo che Paragas, sentendosi preso in giro, libera Broly, lasciandolo veramente libero di fare ciò che vuole. E la prima cosa che fa è ingrossarsi. Davanti a tutti quanti infatti fa esplodere l'energia e diventa praticamente il Super Saiyan leggendario. Ma comunque tutto quello spostamento di aria non ha fatto praticamente niente a Goku e Vegeta perché sono veramente livelli avanti. Se non fosse però che Broly non ha solo questa forma. Difatti il Super Saiyan della leggenda si trasforma nel quarto stadio del Super Saiyan, la sua migliore forma a detta del padre. Gli permette di controllarsi perché, visto che è fusa, diciamo così, con una rabbia animalesca, riesce a capire ciò che fa e il suo unico obiettivo è Goku, quindi gli si scaglia contro e il Saiyan, trasformato nel quarto livello, avanza. Broly in questo esatto istante sta facendo esplodere la sua energia aumentandola al massimo, mentre Goku cerca di raggiungerlo per tentare di fermarlo ovviamente. Vegeta non è che è disinteressato allo scontro, anzi osserva con impazienza perché ovviamente sta aspettando tra virgolette il suo turno, anche se sua moglie alla fine lo chiama svariate volte tramite l'ausilio di Whis, che intanto è arrivato alla Capsule Corporation e gli sta dicendo che sono due folli ad andare uno per volta contro il Super Saiyan leggendario. Difatti Whis ha parlato con il pesce oracolo di Beerus e quest'ultimo gli ha spiegato che Broly non riesce a vedere Goku per la solita storia, insomma, del pianto, sono sopravvissuti allo scoppio del pianeta Vegeta tramite appunto lo scudo di Broly e per tutto questo tempo hanno vagato per la galassia cercando Goku. Non avevano addirittura saputo che Goku avesse battuto e fosse diventato un Super Saiyan Freezer, cioè erano praticamente all'oscuro di tutto, e vagando casualmente sulla Terra lo hanno trovato. Comunque, parlando dello scontro, cioè, si vede palesemente che Goku non riesce neanche minimamente a fare un danno a Broly, che comunque sia avanza contro di lui, lasciandolo piano piano inerme, e con un colpo d'aura generato molto velocemente ma con tantissima potenza, Broly mette KO direttamente Goku. Il gigante adesso dovrebbe fermarsi, o meglio, Paragas inizia a muovere il suo bracciale, ma vede che è andato in cortocircuito, cioè come se non funzioni più, e Broly, tentando di resistere, si trasforma nel quinto stadio del Super Saiyan, perché aumenta sempre di più la sua aura e quindi manda fuori uso per sempre il bracciale. A questo punto Paragas, che si era promesso in qualche modo di non apportare casini alla Terra ma semplicemente di uccidere
Goku manda al diavolo tutto e decide anche lui di distruggere la Terra, seguendo le orme del figlio. Broly intanto si incammina verso il corpo di Goku privo di sensi a terra. Ma Gohan si trasforma nel quarto livello del Super Saiyan e gli si lancia contro, insieme a Piccolo, che tra l'altro, dopo il torneo del potere, grazie a dei consigli di Whis e Beerus, ha sbloccato il suo potenziale, quello che teneva nascosto, e quindi in due tentano di fermare Broly. Vegeta, che si sente abbastanza preso in giro da Paragas, che aveva detto che doveva solo regolare i conti con Goku e poi andarsene, decide di attaccare proprio il padre di Broly, ma quest'ultimo non è come quello di Zeta che non ha mai fatto niente, si è allenato nel tempo e insieme al figlio ha sbloccato nuove trasformazioni. E quindi Paragas, prima di iniziare, si trasforma nel quinto stadio del Super Saiyan e i due iniziano la battaglia. Vegeta però sembra essere in vantaggio, difatti gli va anche a spiegare che, a differenza di Paragas, lui non ha vissuto al di fianco di un guerriero devastante come Broly. Al massimo i guerrieri devastanti li ha affrontati. Proprio per questo il suo Super Saiyan di quinto livello, come la forma base, è totalmente di un altro pianeta. Diciamo così, in poche parole, Vegeta ha affrontato dei veri pericoli che lo hanno portato a migliorarsi, ha utilizzato anche più volte lo Zenkai Boost proprio perché tantissime volte è arrivato vicino alla morte Vegeta, mentre Paragas no. Paragas però, rilasciando ancora più potenziale, gli fa vedere che effettivamente, stando vicino a uno come Broly e allenandosi con il figlio, qualcosa impari comunque, perché è una bestia e in allenamento tantissime volte, come ha detto anche Paragas, ci è arrivato anche lui in fin di vita. Probabilmente non ha dei trascorsi feroci come gli scontri di Vegeta, però hanno comunque, diciamo così, delle storie interessanti entrambi. Il divario tra i due si fa sentire, difatti Paragas cerca in tutti i modi di raggiungere Broly per farsi difendere, ma viene colpito da dietro da Vegeta. Con una singola mano avvicinata al volto di Paragas, Vegeta sta per terminare il padre di Broly. Ma Broly, con la coda dell'occhio, si accorge di cosa sta accadendo e quindi si mette davanti a Vegeta, prendendosi un Big Bang Attack in pieno volto e uscendone indenne. Vegeta a questo punto ha una faccia abbastanza scioccata, diciamo sorpresa, e Broly, afferrandolo per la faccia, lo lancia lontano, iniziandolo a pestare. Nonostante Paragas sia sopravvissuto, però, arriva Piccolo a battersi con lui, dicendo a Gohan, che è più forte di lui, di andare ad aiutare Vegeta, perché da solo non può batterlo. A questo punto inizia lo scontro finale per Paragas, una lotta per la vita per questo Saiyan. E ecco Piccolo con il potenziale sbloccato, come potete benissimo vedere, è una mod veramente figa, scusate se sono uscito dal contesto, ma a me Piccolo è un personaggio che piace particolarmente. Tornando alla storia, il combattimento tra Piccolo e Paragas sembrava inizialmente vedere Paragas come vincitore, ma Piccolo non ha fatto nient'altro che farsi colpire apposta per convincere il Saiyan di cosa stava accadendo, di cosa stava per fare. Ma da un personaggio intelligente come Piccolo, una cosa del genere Paragas se la sarebbe dovuta aspettare. Ovviamente non conoscendolo non poteva. Liberando al massimo il suo potenziale, Gohan, mentre combatte insieme a Broly, riesce comunque in qualche modo a identificare cosa sta facendo Piccolo e ne rimane abbastanza sbalordito e soprattutto contento perché è felice che il suo amico, nonostante gli anni, sia riuscito a continuare ad allenarsi e mantenere una forma strabiliante. E una cosa che stupisce ancora di più Gohan è che Piccolo in veramente pochissimo tempo, e ricordiamo dalla saga di Radish ma anche nei successivi scontri, ci ha sempre messo tantissimo per lanciare un Makanko Sappo, e questa volta veramente è riuscito a schivare un colpo di aura di Paragas per poi colpirlo con il suo Makanko Sappo, caricato in pochissimo tempo, lanciato come una Kamehameha, anche se però la velocità con cui lo ha lanciato ne risente e Junior si trova a terra svenuto, praticamente senza più forze, ma almeno uno dei due Saiyan malvagi è fuori. Vegeta ce la sta mettendo tutta, ma Broly è totalmente su un altro livello.
Goku invece nel frattempo si è ripreso e, trasformato nel quinto livello, chiede ancora una volta a Vegeta della fusione. Il problema è che i due non avranno una fusione forte come Veget perché non hanno Ipotara, ma solamente la danza Metamor, e quindi dovranno sconfiggere Broly il più velocemente possibile. Ma mentre stanno decidendo a fare la fusion, Broly si discosta un attimo da Gohan e con un sol colpo riesce a sbattere Vegeta contro una montagna e a fargli perdere i sensi. In quel momento Broly si rivolta nuovamente verso Gohan ed inizia a massacrarlo. Qualcosa però succede anche a Goku, difatti torna nel suo stadio di quarto livello. Infatti, vedendo Piccolo a terra, Vegeta praticamente mezzo massacrato e Gohan che sta quasi per essere ucciso, dentro di sé qualcosa accade. Il suo cervello è come se si fosse sconnesso dalla realtà, e quando Broly mette KO anche Gohan e si avvicina verso Goku, il pugno del Super Saiyan leggendario viene fermato dalla mano di Goku, che, emettendo aura addirittura, va a bruciare, diciamo così, a far sentire il calore sulla mano di Broly, che ovviamente deve istintivamente togliere il pugno da dentro la sua mano. E da un'esplosione con un fascio di luce immenso e da un calore quasi palpabile che va addirittura a sciogliere qualche ghiacciaio, fuoriesce Goku con la sua forma di Super Saiyan 4 e il suo Ultra Istinto, che compare quando lui si trova in difficoltà. Perché, come ha detto Beerus e Whis, lui non sa ancora utilizzarlo come vuole. E quindi Broly, che non è comunque spaventato, come un bambino diciamo che tocca per la prima volta il fuoco, va contro Goku Ai. Ed ecco che Goku, con il suo famosissimo Ultra Istinto, si prepara per la battaglia contro Broly. I due iniziano subito uno scontro particolare, ma per coloro che li vedono dalle capsule Corporation, visto che era stato descritto come una cosa che schiva qualsiasi tipo di attacco, si chiedono come mai Goku li sta schivando, ma alcuni addirittura arriva a pararli. Questo però non sappiamo dirlo neanche noi. Resta il fatto che Goku, nonostante sia molto più veloce di Broly grazie all'Ultra Istinto, e i suoi pugni siano diventati più forti, la pelle di questo gigante, che sembra dura come roccia, lo sta comunque mettendo in difficoltà, perché nonostante Goku continui a colpire, non riesce a fermare un gigante come lui. E quindi, in un sol colpo, decide di racchiudere tutta l'energia dell'Ultra Istinto ancora prima che finisca e di sparargliela addosso. Smette di utilizzare l'Ultra Istinto perché potrebbe succedere come il Torneo del Potere e quindi che lui rimanga senza forze. Sia lui che Vegeta sono nel quarto livello del Super Saiyan. Adesso però, con il quarto livello del Super Saiyan, è soddisfatto di ciò che ha fatto. Ha battuto Broly. Anche Vegeta, che ripresosi è al quarto stadio del Super Saiyan, non può crederci. La potenza dell'Ultra Istinto suscita sempre più invidia in lui. Gohan, anche se ferito, non può lasciarsi scappare un sorriso. Ma tra i ghiacci qualcosa si sta muovendo. Broly è ancora vivo e fuoriesce distruggendo un ghiacciaio, spiegando che hanno diminuito la sua forza e non era mai successo. Con il Super Saiyan 4, ovviamente, che è la forma che controlla di più, che gli permette di esprimersi al meglio, spiega che è la prima volta che qualcuno gli fa diminuire di così tanto la forza ed è per questo che è arrabbiato con Goku e Vegeta. Gohan però, che è il più messo male di tutti, non è interessato e, insieme anche a Piccolo, che si rialza facendosi forza, pensando a tutte le persone che devono salvare, iniziano a scontrarsi con Broly. Junior tra l'altro urla a Goku e Vegeta di fare la fusione. Non importa se non riusciranno a raggiungere con Gogeta il Super Saiyan di quinto livello, ma per ora Gogeta è l'unico che può effettivamente fermare uno come Broly. Bisogna prendere la palla al balzo, visto che lui non può trasformarsi nel quinto livello del Super Saiyan, e quindi i due così fanno. E in quell'esatto istante esce Gogeta nel suo quarto livello. Non sarà forte come l'Ultra Istinto, non sarà forte come Veget, ma contro Broly sarà sicuramente efficace. Ed è qui che Gogeta, dicendo a Piccolo e Gohan di spostarsi, si va a scontrare contro Broly. Una cosa che non ho detto, che sto ricordando adesso, Gogeta
non può salire al quinto livello di Super Saiyan ma rimanere solamente al quarto, perché Goku e Vegeta, quando si sono fusi, non avevano abbastanza forza, come vi ho detto erano stanchi e più del Super Saiyan 4 non potevano raggiungere. Contro Broly, Gogeta, anziché mettere ovviamente Gohan è piccolo, è di tutt'altra pasta. Addirittura utilizza la sua danza letale per arrivare poi a tirar fuori il castigatore di anime, però nota che a Broly fa effetto ma solamente fino a un certo punto. Beerus è contentissimo perché lo sta vedendo finalmente massacrare Broly, ma gli spiega che se vuole sconfiggerlo del tutto deve per forza arrivare ad un po' più di potenza, e l'unica per Gogeta, che adesso si trova nel Super Saiyan 4 Full Power, è cercare di raggiungere anche per un sol momento il Super Saiyan di quinto livello. Ed è così che tenta di fare. Adesso contro Broly non c'è assolutamente pericolo. Difatti Gogeta riesce a lanciare un ultimo castigatore di anime racchiudendo tutta la potenza della fusion e Broly esplode. La Terra è quindi di nuovo salva, grazie a due guerrieri come Goku e Vegeta. Ma bisogna ringraziare anche Piccolo e Gohan, che con l'ausilio dei loro consigli e soprattutto con il prendere il loro tempo sono riusciti a dare una mano. E niente ragazzi, questo era l'episodio filler di Dragon Ball ST. Io veramente non so come ringraziarvi, perché l'ultimo episodio, quello con lo Zaru White, è andato uno spettacolo. Spero che anche questo ci andrà, insomma, e che vi possa piacere. Mi raccomando, non ve lo chiedo mai, ma se volete condividete il video con i vostri amici per fargli vedere un po' di epicità. No, scherzo. E niente, io come al solito vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. Plus Ultra!